questo è un giro molto importante, no? Si dice che a 40 anni c'è la maturità, speriamo che lo sia, ma io penso che questo passaggio qui sia un passaggio fondamentale per la nostra piccola università che sta diventando grande. Il concetto è che noi dobbiamo rimanere quello che siamo, cioè migliorarci, non possiamo vedere università grandissime che hanno una storia importante come Padova, Roma, Bologna, e noi dobbiamo lavorare per noi stessi, per le nostre ragazze, per i nostri ragazzi e dare il meglio, un modo nuovo per fare accademia. Cosa vuol dire questo? La possibilità di fare delle lauree interateneo sono impegnative per tutti, sia per i docenti che per le studentesse e per gli studenti, ma noi riusciremo a dare il meglio a queste ragazze, a questi ragazzi quando si laureeranno, e abbiamo già il 97% di studentesse, studenti laureati dopo, che hanno preso servizio e lavoro. Le sfide del futuro, il mio primo punto è che le ragazze e i ragazzi che sono qui possano trovare un posto di lavoro, ma quello che hanno studiato, non quello che devono lavorare per poter sopravvivere, dico sopravvivere. Questa è una sfida importantissima che molte volte non è proprio presa in considerazione. La tecnologia deve essere fondamentale, è un'idea che sto applicando, di poter creare dei medici tecnologi, perciò dei medici ingegneri tecnologici, per poter riuscire a arrivare prima possibile a far star bene le persone. Non parlo di cancro, non è solo cancro, ci sono tantissime malattie debilitanti che fanno soffrire le famiglie, che impoveriscono le famiglie, e questa cosa io ritengo che sia uno dei miei mandati più importanti.